Emanuela appartiene ad una famiglia onesta, una famiglia onesta e di professionisti e una famiglia veramente seria. Purtroppo ci troviamo in questo territorio e Casale, San Cipriano, Casa Besenne e tutti quanti gli altri, quando si parla di casalesi, si parla... ci hanno messo in un unico calderone, ecco. E io vi vengo a dire che a Casale e in questi paesi, in questo territorio, ci sono cittadini veramente onesti, grandi professionisti che si sono distinti e ancora oggi si distinguono. La morte di Emanuele purtroppo ci ha rattristato, angosciato, perché era un ragazzo che non meritava di morire così. È stata una lite tra i ragazzi. Sì, ma purtroppo è successo, è capitato, non sappiamo, ma per un ragazzo nel pieno della vita, dell'adolescenza, un ragazzo esuberante come tutti quanti gli altri, ma non cattivo. Bisogna però interrogarsi sulla violenza giovanile, modelli forse sbagliati che condizionano anche i giovani. Sì, è vero. Però noi diciamo, noi come scuola, questo è quello che diciamo ai ragazzi, cerchiamo di inculcare in loro dei valori morali, dei valori e dei principi sani, morali, di dire che la violenza, con la violenza non si fa niente, perché la violenza non fa altro che scaturire altra violenza, fa nascere altra violenza. Si deve discutere, si deve parlare, si deve confrontarsi, ma con la violenza non si ottiene nulla. Noi come scuola questo lo facciamo. Purtroppo sono cose che succedono e credo che non succedano soltanto qui nel nostro territorio, ma succede, sono cose che succedono in tutta Italia, in tutta la nazione, anzi nel mondo intero. Non so perché quando succede a Casale oppure qua in questo territorio ogni cosa è una notizia eclatante e quindi è la camorra. La camorra non c'entra. Io lo conoscevo e lo conoscevo bene, l'ho cresciuto Emanuele, un ragazzo pieno di vita, di entusiasmo, con tanti amici, un ragazzo veramente in gamba, un ragazzo con una famiglia alle spalle seria.